Ulteriori approfondimenti, poi naturalmente con i nostri inviati ci informeremo anche sugli infortunati. A dopo. Oddo a battere. Palla tagliatissima, Grigori, Doni lo chiede! Incredibile parata di Doni su colpo di testa di Cribari. Strepitosa parata di Doni su colpo di testa di Cribari. Cosa ha fatto? Incredibile. Sembrava dentro questa palla. Invece un riflesso impressionante. È andato a prendere a levarla da sotto la traversa. Che parata. Strepitoso Doni, una molla. Era bellissimo il colpo di testa di Cribari. Dritto sotto l'incrocio. Doni come un gatto. Sì, perché la difesa si era fatta sorprendere sul primo palo dal movimento incontro di Cribari, che aveva girato perfettamente la palla. E comunque splendido nel battere i calci d'angolo. 8, Rocchia all'indietro per la Lazio, che prende coraggio con Pandev. Pandev allarga per 8 ancora, 1 contro 1, 8 rientra, poi costretto a scaricare all'indietro Ledesma, con il sinistro! Grandissimo gol dalla distanza, grandissimo gol di Ledesma. Eh sì, perché la Lazio aveva creato negli ultimi minuti, insomma, un paio di situazioni importanti. Su questa palla venuta fuori ha lasciato andare il mancino, un tiro un po' sporco così, però che il portiere non l'ha visto e si è infilato all'incrocio. Eccolo Ledesma prendere il pallone e poi di sinistro infilare l'incrocio dei pali. Condoni che, come dice giustamente Beppe, non poteva vedere il pallone che partiva. Grande gol di Ledesma comunque. Ancora il sinistro di Ledesma che gira quando Doni lo vede troppo tardi. E poi l'ovvia grandissima esultanza del giocatore della Lazio, le facce invece perplesse. L'ultima azione si è complicata la vita a Pizarro. Battuta profonda a cercare Rocchi, colpo di testa di Chivo all'indietro, sbaglia Mexes, Pandev, il tocco e Panucci che salta quasi sulla linea. Protesta di giocatore della Lazio, tenendo calcio di rigore. Il tocco sotto e poi Doni ha alzato la gamba. Airoldi sta parlando con Rosetti, tutti i giocatori della Lazio intorno, è un momento che può essere decisivo dei tempi. A Rosetti ha voluto allontanare tutti, stanno discutendo Rosetti e Airoldi. Calcio di rigore, è giallo per Doni, è rosso per Doni, chiara occasione da gol, è cambiato il derby. Calcio di rigore affidato ad Oddo. Oddo contro Doni, settimo minuto del secondo tempo. Massimo! 8! 2-0! Aveva interrotto Oddo con un rigore sbagliato, una serie lunghissima di oltre 10 rigori consecutivi. Oddo realizza il gol del 2-0 che forse fa girare definitivamente il derby. Sì, perché va con grande tranquillità sul fischietto questo ragazzo. Veramente con grande naturalezza ha spiazzato il portiere che secondo me si è mosso troppo in anticipo battezzando un angolo e lui è stato molto freddo ad incrociare il tiro. La decisione di Rosetti, comunque qui abbiamo visto una grande collaborazione tra guardaline e arbitro. Poi si può discutere sulle scelte naturalmente, però è Airoldi che di fatto ha richiamato Rosetti per dirgli che era calcio di rigore, che era stato il portiere a cercare l'attaccante e non viceversa. E poi lo stesso Airoldi ha richiamato l'arbitro per dirgli che secondo lui comunque Panucci avrebbe recuperato e che quindi poteva non essere giudicata chiara occasione da gol. A togliere uno dei centrocampisti e mettere o Totti o Montella da trequartista alle spalle delle due punte. Eh
sì, lì è proprio è la mossa disperata a quel punto, due punti più Totti, che Totti sta facendo anche lui la punta. Fanno vedere, forse magari uno dei registi oggi De Rossi mi è piaciuto poco. Il tocco di Machinua per Rocchi, vuole traversone Rocchi, si allarga Machinua, Rocchi dentro, Mauri si tira benissimo, Mauri, pallonetto, il croce dei pali, e poi c'è il terzo gol di Massimo Puttarelli, 3-0. Troppi spazi per questa Lazio, che è molto aggressiva, sicuramente molto aggressiva, ed è brava ad andare a recuperare palle, e poi va dentro dei tagli, la difesa della Roma sempre ferma, statica, dominando la partita. 3-0 dunque per la Lazio, dal 28esimo chiude il conto dei derby. Terzo ultimo minuto di recupero, ci sarà forse qualcosa in più per la sostituzione avvenuta già a recupero iniziale. Mancini cerca Totti, al volo Peruzzi e poi Mutarelli. Perrotta prova anche lui dalla distanza, ha allontanato Otto, Manfredini, l'arbitro dice che può passare, manda tutti sotto la doccia. Vittoria trionfale per la Lazio nel derby per 3-0, un gol nel primo tempo, Ledesma da fuori, poi Otto su calcio di rigore, ha chiuso Mutarelli. Lazio batte Roma 3-0, Super Sport.